Padiglione Philips è stata appunto composta da Edgar Varese, che è un compositore molto affine spiritualmente a quella che era appunto la concezione e la poetica di Le Corbusier. E in particolare questo tipo di musica rispecchia molto quelle che sono anche le forme architettoniche utilizzate in questo progetto. Infatti la musica del padiglione si presenta come un movimento continuo caratterizzato dalla sua struttura geometrica. Ci sono dei paralleli anche in quest'opera architettonica fra la musica e l'architettura, perché una nota appunto tenuta, come sappiamo nella musica, può avere il suo parallelo geometrico in una linea orizzontale. In questo caso invece la verticalità della struttura architettonica, questa forma in particolare che è appunto quella del paraboloide iperbolico, ha un suo parallelo musicale nel glissando, che non è altro che una successione molto rapida di suoni in consecuzione appunto in scala, che pertanto proprio si esplica attraverso la struttura, la verticalità di questa copertura che si protrae quasi diciamo, incessantemente, no? Verso l'alto e in questa spinta ascensionale molto, molto caratteristica del padiglione. Le Corbusier applica in questo progetto, dottoressa Perricone, oltre la musica, come lei diceva poc'anzi, anche altre arti, quali la letteratura e la pittura. Le Corbusier non era soltanto un architetto, noi sappiamo che appunto aveva una formazione a 360 gradi sia per quanto riguarda la letteratura, anche come critico musicale, anche come poeta, oltre che appunto pittore e architetto. Per cui il Padiglione Philips gli dà l'opportunità di poter attuare questo suo, realizzare soprattutto questo sogno, che era appunto quello di unificare in un'unica opera quelle che erano le arti maggiori, quindi la musica, le arti visive e l'architettura. Le Corbusier collaborò anche con Xenakis, una personalità in cui erano felicemente riunite queste tre arti di matematica, musica e architettura. Sì, Xenakis è uno dei collaboratori che sicuramente è stato un prezioso ausilio per la realizzazione del padiglione Philips. Infatti è un ingegnere, musicista, matematico, tre doti che sicuramente sono state decisive proprio per la progettazione di questo padiglione. Infatti è chiaro, proprio sin dalla sua conformazione in alzato nella sua immagine architettonica, che la forma del paraboloide iperbolico è regolato proprio da delle rigide formule matematiche, che pertanto servono proprio ad impostare quello che è l'immagine in sé dell'architettura e di questo padiglione. Ecco, entriamo adesso nel vivo del QM Electronique. L'architetto Perricone, come struttura il nostro architetto quest'opera per orchestra? Il poema Electronique è caratterizzato in particolare da una sequenza di luci, di suoni che sono proprio caratterizzati anche dalla tecnologia che viene utilizzata all'interno del padiglione. E infatti fra quelli che erano appunto le installazioni, gli impianti che erano stati previsti all'interno, si potevano annoverare dei fari che servivano appunto a illuminare queste superfici all'interno delle pareti, per esempio anche luci a incandescenza o fluorescenti che attraverso i colori in concomitanza anche con la musica, con i suoni, dava allo spettatore questo spettacolo, nello spettacolo appunto, che è dovuto al fatto che tutta l'opera era stata sin nei suoi dettagli appunto legati al tempo, a quelli che erano i minuti a disposizione, è tutto legato alla sceneggiatura e a quello che appunto la sequenza delle immagini che dovevano essere proiettate.
Per concludere, Le Corbusier fuse i bisogni dell'architettura, fuse l'architettura con i bisogni sociali dell'uomo medio. E poi è stato così, architetto, anche per questo progetto? Sì, sicuramente in questo progetto si rispecchia quella che è la concezione moderna dell'architettura, cioè l'architettura come contenitore. C'è un richiamo alla concezione proprio di filosofica di Heidegger del contenitore, che praticamente si identifica empaticamente con l'oggetto. Per cui questo padiglione è come se fosse una bottiglia che ha al suo interno questo nettare di arte, di musica, di spettacolo, che al tempo stesso è non soltanto contenitore ma anche contenuto. Bene, termina qui questo nuovo appuntamento con Profumo di Libri, grazie all'architetto Cristina Perricone, che oggi ci ha fatto intraprendere un nuovo viaggio intorno all'editoria specialistica, parlandoci del padiglione Philips all'esposizione internazionale di Bruxelles. E scrisse Charles William Eliot: i libri sono gli amici più tranquilli e costanti e gli insegnanti più pazienti.